Iniziare la giornata al bar con un buon servizio, grazie, mi mette sempre di buon umore. Stavo giusto appunto guardando come per Manitou i servizi e la cura con i quali vengono offerti siano fondamentali. Mentre mi bevo il caffè, voluta dare un'occhiata. Parlo spesso delle mie macchine e lo faccio con piacere. Sono Gianfranco Bramieri, titolare della Bramieri Group, concessionario Manitou di Piacenza. La mia azienda nasce a Piacenza nel 1971. Sono partito col Movimento Terra e negli anni 80 il Movimento Terra si è bloccato, si è fermato e dovevo cercare un qualche cosa di innovativo. Grazie anche alla collaborazione che è entrato in azienda con me mio figlio. Sono Mattia Bramieri, amministratore di Bramieri Group. Siamo concessionari Manitou dal 1998, quindi la storicità è per noi una cosa molto importante. Pian pianino ho visto che il futuro era nella movimentazione nei carrelli telescopici e normali. E allora ho pensato di buttarmi in questo settore. Commercializzavo le macchine usate, le portavo a casa, le revisionavo. Da lì è nato l'amore per la Manitou e praticamente tutti gli anni che passano sono sempre più innamorato, e questo è il problema. La nostra azienda si occupa di vendita, noleggio e assistenza. Oltre alla vendita dei mezzi nuovi ed usati, una grande parte del nostro business è il mercato del noleggio. Abbiamo una ampia gamma di mezzi, abbiamo la gamma completa della Range Manitou e le nostre macchine della flotta noleggio sono tutti mezzi di ultima generazione. Investiamo molto sulla sostituzione dei mezzi al fine di garantire un servizio di affidabilità e qualitativo molto elevato. Siamo partiti con pochissime macchine. Dopo un paio d'anni siamo andati subito su alla grande e tutti gli anni praticamente abbiamo sempre migliorato e di questa cosa sono molto orgoglioso. Io quando vedo un Manitou divento matto perché è una cosa che è più forte di me, che mi attira, che mi fa piacere. Lo dimostra il fatto delle macchine Manitou che ho in magazzino. Il nostro parco macchine ci permette di venire incontro alle esigenze dei clienti che possono essere anche problematiche dovute a fermi macchina. Oggi abbiamo tante macchine, 1500 macchine fuori noleggio, tante macchine pronto consegna. E ci permette di sostituire in qualsiasi momento il mezzo del cliente o il mezzo a noleggio in caso di problematica non immediatamente risolvibile sul cantiere. Sono in ritardissimo. Potessi avere anch'io degli accessori come le macchine Manitou per arrivare in orario in ufficio. Torniamo alla puntata. Sono Ferdinando De Angelis, sono attualmente l'amministratore unico della MD e della FDA Holding. MD è un'azienda che prevalentemente lavora nel sotterraneo, facciamo gallerie in tradizionale, gallerie di piccolo diametro, gallerie complicate, siano esse metropolitane, che siano idrauliche, ferroviarie, autostradali. Oggi vantiamo circa 800 macchine nel nostro parco attrezzature e macchine. Abbiamo circa 520 persone solo con MD. Se mettiamo tutte le società del gruppo siamo in circa 700. E abbiamo in questo momento 22 cantieri attivi e 25 cantieri in partenza nei prossimi 4 mesi. Diciamo oggi la nostra strategia è quella di andare a cercare lavori dove gli altri non ci mettono piede. Non ci mettono piede per inesperienza, perché non sanno come affrontare dei lavori complessi, come affrontare delle problematiche. E insieme ai nostri collaboratori cercare le soluzioni ingegneristiche più all'avanguardia, anche costruendo delle macchine customizzate esclusivamente per dei lavori ben specifici, soprattutto negli ultimi anni su macchine della Manitou.
MD è un nostro cliente molto strategico in quanto ha una gamma di macchine molto vasta che vanno dalle macchine rotative MRT da 18 a 30 metri, macchine di grossa portata MHT da 18 tonnellate fino a 25 tonnellate, fino a passare a una serie di macchine fisse da 7, 8, 9, 10 metri. In questo caso specifico ci troviamo a Genova, una galleria scavata col sistema tradizionale con un rivestimento molto particolare. Viene utilizzato un guscio prefabbricato di lastre in calce struzzo. Mettiamo in opera questo guscio con delle macchine Manitou. In questo caso vedrete all'opera due Manitou 10-200, macchine da 20 tonnellate di portata. Adesso entreremo nel merito delle lavorazioni. Vedremo la posa di un anello completo. Si partirà prima dalla lastra del piede dritto sinistro, la prima macchina posizionerà la lastra del piede dritto sinistra, la fisseranno, tornerà indietro quella stessa macchina a prendere la lastra di calotta che va da rene a rene, mentre la seconda macchina prenderà la lastra del piede dritto destro e in contemporanea le due macchine metteranno la seconda e la terza lastra e chiuderanno l'anello. In questi ultimi anni è un dealer che ci ha accompagnato, diciamo, con grande soddisfazione. In questi nuovi progetti hanno creduto in noi a comporre la flotta, ma soprattutto a venirci dietro, e qui devo i miei migliori ringraziamenti alla famiglia Bramieri, a Bramieri Group. Quello che ci rende orgogliosi è che nel corso di questo tempo MD ci ha scelto perché siamo riusciti ad aiutarli nel risolvere dal punto di vista delle problematiche logistiche sui cantieri e soprattutto d'assistenza. E noi ai clienti non gli facciamo vedere il depliant, gli facciamo vedere una macchina, perché ci credo, perché è un prodotto valido, sono delle macchine innovative, sono le macchine che fra 10 anni saremo ancora primi, secondo me. Quasi in orario. Ops, io torno a correre, però noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!